Ci siamo, la 40ª edizione del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio scatterà tra poche ore da Forte dei Marmi con la prova spettacolo che farà da ghiotto ideale antipasto ad una 3 giorni di grande fascino motoristico. Si accendono i motori sulla gara di apertura del CIR 2017, caratterizzata alla vigilia da un numero record di iscritti, oltre 100, 104 per esattezza. Insomma, premesse importanti, quasi intriganti, di una corsa che vede al via il gotha del realismo italiano. 2 le tappe in programma con classifiche ben distinte e poi complessiva secondo il nuovo regolamento voluto dallo scorso anno. La suddetta Forte dei Marmi, le 12 prove speciali del sabato, Massa Sassorosso, Renaio, Ciocco, l'inedita Gragnanella, San Rocco col suo fantastico guado e Noi TV da ripetere 2 volte assegneranno i primi punti. Le rimanenti 4 speciali della domenica, Careggine e Coreglia, che pure saranno doppiate, per altri punti la classifica finale. Il pronostico pare ristretto ad un tristi favoriti. Il 9 volte campione italiano Paolo Andreucci su Peugeot 208 va decisamente a caccia del 10° titolo e sulle strade di casa parte con una bava di vantaggio sugli altri. Ad insidiarne gli orizzonti di gloria Umberto Scandola su Skoda Fabia. Il pilota veronese vorrebbe missare il titolo tricolore del 2013, ma dovrà trovare la continuità che spesso gli è mancata negli ultimi anni. Il terzo incomodo è Simone Campedelli su Ford Fiesta e che ha di fatto preso il posto del campione in carica basso dirottato sull'Europeo. Da capire inoltre chi potrà recitare il ruolo di terzo incomodo tra i vari in uscita, Perico, Chantre. Grandissima curiosità sui giovani, in particolare sul 16enne Calle Rovampera, neo compagno di squadra proprio del Lucci nazionale. Da sottolineare lo straordinario impegno di Noi TV e Rete Versilia News, che vi proporranno lunghe dirette speciali dalle pieghe della corsa. Non mancherà anche la grande novità della Ciocco Rally Web TV. Anche in streaming sarà possibile seguire l'andamento di una corsa che si profila appassionante e ricca di colpi di scena. Che lo spettacolo cominci!